Duro colpo, la categoria lo definisce amaro, per i locali da ballo a pochi giorni da San Silvestro. Il decreto legge del governo ordina la sospensione di tutte le attività in discoteche e sale da ballo. Per loro si tratta di una vera e propria doccia gelata, perché a pochissimi giorni dal Capodanno, quando avevano già organizzato gli acquisti delle materie prime, chiamato i dipendenti, organizzato con gli artisti e pagato magari anche in anticipo il cachet, raccolto le prenotazioni, ecco, a pochissimi giorni dallo svolgimento dell'evento per loro viene praticamente bloccata la possibilità di lavorare. E questa è una situazione veramente assurda che ci riporta indietro almeno di un anno, quando con il precedente governo purtroppo eravamo abituati a questi decreti pubblicati o meglio comunicati al venerdì sera o comunque alla sera, che entravano in vigore pochissimi giorni dopo. Ecco, per noi, diciamo, questa sarà un Natale veramente amaro, difficile da affrontare. Un passo indietro di un anno, ricorda Segato, per il quale non ci resta che appellarci ai parlamentari padovani perché chiedano al governo lo stanziamento di ristori economici agli imprenditori e la proroga della cassa integrazione Covid per salvaguardare il posto di lavoro di centinaia di lavoratori del settore in provincia di Padova.